Noi non riteniamo che chi voglia combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina sia per forza uno xenofobo o razzista. Questa è una posizione ideologica uscita fuori negli ultimi anni in Italia, assolutamente fuori luogo, oltretutto che allontana la possibilità della risoluzione di un problema. È evidente che uno Stato serio non può permettere che ci siano delle, appunto, sul, che ci sono sul proprio territorio, appunto, dei clandestini. Deve trovare dei modi giusti, appunto, per contrastare questo fenomeno. Però dobbiamo anche aggiungere ai colleghi della Lega che la funzione della cooperazione internazionale non è quella di combattere i flussi migratori o l'immigrazione clandestina, ma quella appunto di tutelare i diritti umani. È evidente, in questo non ha torto il collega Pini, che la tutela dei diritti umani e anche il rispetto, e in questo vorrei collegarmi alle ultime frasi dette dal collega di Forza Italia, rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, evidentemente fanno sì che fenomeni di flussi migratori vengano ridotti. L'esempio di Gheddafi è sempre lo stesso, no? Prima gli si baciava le mani, poi si è aiutato francesi e angloamericani per buttarlo giù e poi evidentemente non si sono potuti più gestire come prima appunto fenomeni legati ai flussi migratori. Per questo votiamo contro questo emendamento, non perché, ripeto, i diritti umani e la tutela dei diritti umani non abbiano certamente un collegamento con i flussi migratori, ma perché sostituire la parola diritti umani con lotta all'immigrazione clandestina ci sembra più una posizione strumentale. Agli emendamenti successivi del collega Pini, che invece aggiunge determinate parole, voteremo favorevolmente. Grazie.